Una cuoca possiede 4 sacchetti di farina del peso di 1 kg ciascuno. Deve fare 7 dolci, nei primi 3 occorrono 350 grammi di farina per ciascuno e negli altri 600 grammi di farina. Alla fine quanta farina rimane alla cuoca? Allora, qui ci sono diversi modi di procedere. Innanzitutto noi abbiamo a disposizione quanta farina? In totale abbiamo 4.000 grammi perché ho un chilo per 4, sono 4 kg, quindi io parto da 4.000 grammi. Ora che cosa succede? Che noi andiamo ad utilizzare esattamente 350 grammi in tre casi, quindi meno 3 per 350 e poi nei restanti casi, che sono 4, perché facciamo 7 meno 3, dobbiamo andarne a usare 600. E quindi noi dobbiamo andare ad effettuare questa sottrazione adesso. Allora, partiamo da questa che è più semplice. 6 per 4, 24, quindi qui abbiamo 2.400. Quindi già abbiamo perso più di 2 kg e 400 con i casi rimanenti, quindi mi rimangono solo 1.600 grammi adesso. Dobbiamo ancora togliere 3 per 350. Ora, 3 per 3, 9, quindi già ne ho 900. A 900 io vado ad aggiungere 150 che sono i rimanenti, cioè sto spezzando questa moltiplicazione in 3 per 100 e 300 più 50, che mi viene più facile. Quindi ho 900 più 150. E quindi devo andare a togliere 1050. Togliendo 1050 mi rimane 550, che è la soluzione del mio esercizio.